Allora, i nostri contatti mi hanno detto che dovrebbe trovarsi vicino al bar. Andiamo a vedere. Questo sono io, finalmente a 5 metri di distanza da Lillo, che sto cercando di consegnargli un oggetto che ho costruito. Ma tutto parte 4 giorni prima, quando ho ricevuto un commento sotto il mio ultimo video. Prime Video mi ha chiesto ufficialmente di costruire uno dei giochi presenti in Help Me, il loro nuovo film con protagonista Lillo, con l'accordo che se riuscivo a finire entro pochi giorni potevo farglielo provare direttamente a lui. Raga, non ci ho pensato due volte. Mi sono quindi riguardato tutto il film per decidere quale gioco creare. Questo qui è perfetto. Uno slittino di legno che Lillo Trip crea ad Elia per vincere la gara di discesa contro i bulli. In pratica Lillo è un elfo che aiuta questo bambino qua. E lo slittino c'ha anche le fiamme. C'ha anche le fiamme che escono, guarda lì. Non sarà facile fare quelle. Però non perdiamo tempo, prima cosa trovare lo slittino di legno. Scusa, ma cosa ha portato il coro? Ho già guardato in giro, gli slittini di legno ne avete? No. Per caso avete gli slittini di legno? Da saltarci sopra? Ah, quelli grossi non li ho. Ah, no! Sì, grazie. Ciao, mi forza da volo. Avete per caso gli slittini di legno? Grazie, ciao. Certo che se iniziamo così, raga, lo slittino qua non lo faccio più. Non ci credo, raga, non ci credo. Sono emozionato, l'ultimo pezzo. Madonna mia. Guarda qua. È stato difficilissimo trovarlo. Chi la dura la vince, signore. Passiamo ora al secondo punto. Renderlo un mezzo di trasporto elettronico. Allora, sicuramente sotto qua servono delle ruote. Che non ho, quindi dobbiamo andare a comprarle. Prima cosa, tirare via questi due bordini di ferro. Perfetto, spariamo di su le ruote. Allora, vi dico la verità, non sembra tanto smooth, tanto scivoloso. Non lo so. Ma non va niente, non funziona sto coso. Niente raga, questo coso qua non funziona, tra l'altro. Le ruote sto già iniziando a mangiarle fuori. Madonna. Ok, le ruote non vanno bene. Allora raga, mi è venuta un'idea, però penso sia un po' pericolosa, eh. Devo provare. Ok, allora accendiamo. Non va raga. Perché non va? Penso sia per la suola che deve essere attaccata al pad, altrimenti non sente il sensore. Come si fa a risolvere? Dobbiamo mettere sotto questo. Ok, proviamo ancora. Stavolta devi andare, eh. Ok raga, ok. È un po' difficile però, eh. È un po' difficile andare. No, niente raga, è veramente troppo instabile. Poi devo farglielo provare a Lillo. Ciao Lillo. Ho continuato così tutto il pomeriggio a provare svariati mezzi diversi senza trovare mai nulla che andasse bene. Anzi, ho dovuto quindi come al solito mettere mano al mio portafogli. Signori, abbiamo la soluzione. L'unico mezzo di trasporto che non avevo in casa, un bellissimo skate elettrico nuovo di pacco. O almeno dovrebbe essere nuovo. Allora intanto vediamo se funziona, come si fa ad accendere, non lo so. Ok. Ah, ci siamo. Dovrebbe essere la leva. Proviamo. Sì, funziona signori. Ah, c'è anche il freno. Ok, secondo me ci siamo. Devo solo affrancare questo qua appena sopra e la base della costruzione dovrebbe essere completata. Dai. Beh, signori, siamo tutto unito. Accendiamo e vediamo se funziona. Accendiamo lo stronzino qui. Perfetto. Oh, minchia, va anche veloce. Proviamo con su noi. Pronti, partenza, via. Ok. Frena. Bene, va anche un po' in salita perché qua c'è la salitella. Dai. Ok, molto più stabile della costruzione che abbiamo fatto prima col bambino. Struttura di base completata. Guardate che bello che è. Adesso devo pensare agli abbellimenti finali per renderlo il più simile possibile al film. Dai. Allora, stavo riguardando la scena dove Lillo pilota lo slittino. Ad un certo punto Elia dice che non ce la farà mai. Allora Lillo aziona il turbo e guardate cosa succede. Vedete questo qua è il turbo. Escono delle alette. Sotto qua c'è un reattore. E attenzione, aziona, pam! E fa proprio la scia di fuoco con il reattore. Quindi in qualche modo devo riuscire a replicare queste cose qua. Le due ali che escono, i reattori e la scia che provoca il reattore. Iniziamo a fare le ali.
Allora, primissima cosa da fare è creare le sagome delle ali. Così una volta trovata la forma giusta utilizziamo il legno. Intanto non può essere assolutamente più larga dello slittino, altrimenti uscirebbe dall'altra parte, ok? Seconda cosa, utilizzerò questo spazio qua sotto per farle stare dentro quando saranno chiuse. Quindi da qua devono uscire e allargarsi. Ok, quindi devono fare una sorta di rotazione. Vabbè, iniziamo a provare a caso, tipo così. Già mi piace. Già mi piace, signori. Una di qui e una di qui. Ora con la bomboletta non dipingiamo niente, ma creiamo i due reattori sotto per capire l'ingombro. Ok, secondo me però adesso abbiamo un problema. Avendo lo spessore del reattore sotto, non potremo più far girare all'interno l'ala. Perché? Perché va a sbattere uno contro l'altro. Ho quindi pensato ad altre soluzioni, tipo aprire le ali in posti diversi, una davanti e una dietro così non si intrecciavano, oppure staccando i reattori dalle ali e mettendoli in un secondo momento. Fino a che, raga, ad un certo punto ho avuto l'illuminazione. Guardate come farò. Queste qua sono le ali con già i reattori attaccati, le metto qua e con una cerniera le faccio chiudere su se stesse così. Cioè guardate che figata, così il reattore rimane attaccato e le ali non ingombrano. Perfetto. Io direi che adesso possiamo effettivamente costruirle di legno. Allora, legno già abbiamo, questi qui per i reattori. Perfetto. Trasferito in garage perché fuori piove. E olè, primo fatto. Mamma mia, perfetti, signori. Due, giuste, giuste. Cioè, guardatelo da sotto com'è. Sembra uno space shuttle, dai. Bellissimo. Olè! Sotto le ali mi sembra di ricordare che ci sono i reattori. Allora, così, tac, e questi due li dobbiamo mettere in questo modo. Devo posizionarli in modo tale che lui, quando si chiude, loro rimangono all'interno. Però questi qua sono dei tubi di plastica, non sono dei reattori veri. Quindi dobbiamo risolvere il problema. Prime Video ha voluto chiedermi di fare lo slittino. Facciamolo bene sto slittino. Ti picchiamo dentro una bella fiamma gigante, dai. Se ci giriamo queste, schiacciamo, fa uscire la fiamma. Ok. Quindi, se io dovessi metterla, diciamo, così... Cioè, raga! Svegli! Ok, forse ho esagerato un pochino. Per risolvere il problema sono andato a comprare due piccoli ventilatorini. Allora, non so se questa roba qua funziona o non funziona, però l'idea sarebbe quella di prendere, accendere il ventilatorino, inserirlo dentro qua, ok? E poi mettergli tutta questa roba qui che con l'aria dovrebbe fare cosa che non mi sembra stia facendo in questo momento. Prima cosa, dato che qua c'è il pulsante per accendere il ventilatore, dobbiamo fargli un buco qua così. Perfetto, signori. Allora, buco con pulsante di accensione. Poi gli ho messo due viti che tengono fermo tutto il ventilatore. Adesso qua l'ideale sarebbe mettere qualcosa che incolla dentro questa roba qua. Non sarà facile. Non mi sembra che facciano tanto effetto, Proviamo con il sacchettino del ventilatore. Magari. Prova numero uno. Madonna, guarda qua! Con la prima velocità, guarda! Stai scherzando? Questo sì che funziona. Come materiale ci siamo, abbiamo trovato la soluzione. Utilizzo questo. Finiamoli tutti e due e attacchiamo allo skate. Mamma mia, che bello! Vediamo se funziona tutto. Alziamo i motori e accendiamo. Perfetto, raga. E guarda! Ora spegniamo tutto perché sennò qua domani non avremo le batterie per l'illo. Devo soltanto capire adesso come fare a far rimanere su queste due alette. Ho trovato la soluzione, raga. Sta diventando anche buio ormai. Praticamente prendo queste maniglie, le inserisco qua dove ci sono le ali e poi con quel legno qui, trac, mi affranco sotto. Poi tanto il legno sopra verrà nascosto con i cuscini. Devo fare in fretta perché mi hanno detto che l'illo sarà in una zona precisa domani a Milano, quindi devo finire tutto entro poche ore perché domani mattina corro a Milano, appunto. Sì! Ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta. Nonostante stia diventando quasi notte, guardate qua. Basta sfilare questo qui per far cadere giù le ali. Tac e tac. Tutto bello impacchettato. Ora diamogli una bella dipinta di grigio e poi mancano solo i cuscini. Allora, sono andato a comprare anche due cuscini natalizi da mettere sopra. Tac. E poi dentro i reattori ho inserito delle lucine sia da una parte che dall'altra. Non riesco a capire dove cavolo si accende. Eccolo qua. Aspetta, questo qua. Lo slittino elettrico finito. Poi quando si accendono dietro chiaramente i motori, c'è anche il coso che fa la scia. Perfetto, ragazzi. Sono troppo contento. Ho avuto 3 giorni per fare sta cosa qui. Vediamo cosa ne pensa Lillo. Ci vediamo domani mattina. Eccoci qua, raga, 8:27 di sabato mattina. In base ai contatti di Prime Video, Lillo dovrebbe essere in una zona precisa di Milano. Adesso andiamo là e speriamo che sia così. Ho già caricato lo slittino, funziona tutto, ho fatto il check. Guardatelo lì dov'è. Andiamo, dai.
l'ultimo posto disponibile delle strisce blu. Ma così c'è la nostra creazione. Mamma mia. Chissà se riusciremo a beccare il nostro Lillo. Passiamo la telecamera all'aiutante, signori. Senza farci vedere, che magari è in giro. Sta guardando giù dall'hotel. Oh. Non lo ricordavo così pesante, raga. Telecomandino. Portiamo questo qua che facciamo un piccolo scherzetto a Lillo. Allora, dovrebbe essere qua dietro l'angolo l'hotel. Mi sa un botto, però non voglio scaricarlo, non voglio rischiare. Allora, questo qui lasciamolo un attimo in questa stanza qua. E adesso andiamo a vedere se troviamo Lillo. I nostri contatti mi hanno detto che dovrebbe trovarsi vicino al bar. Andiamo a vedere. Allora, Lillo è dietro là in fondo, l'ho già visto, raga, riusciremo? Riusciremo. Lillo! Sì, ciao. Sì, io sono Lillo. Pure tu, ammazza, siamo due. Ciao, carissimo, come stai? Allora, io ho costruito una cosa, cara, non sai quanto fa piacere questo, che mi hai costruito? Non so se è presente lo slittino telecomandato che hai fatto ad Elia. No. Tu hai fatto tutta la cosa con gli effetti speciali di Prime Video, ma cioè io sono quello reale. No, vabbè, no, ragazzi, no, dai, non è vero. Dai. Dimmi che non è vero. Andiamo a provarlo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, cazzo. Andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, speriamo che funziona tutto, Andiamo, dai, andiamo. Lillo, si muove, io ci vado sopra. Non serve uno che mi traina. Allora, questo... Vabbè, ragazzi, ma... No, scusate. We are italiani. It's beautiful. No, we are making a video. Ah, italiano, we're really. Yeah, but potete scegliere un hotel. Vabbè, andiamo di là, così spariamo un po'. Andiamo di là, così spariamo. Seguimi, Lillo. Spariamo. Allora, provo adesso. Una cosa è bellissima. È un genio, posso dire? È un genio. Questo qua è lo slittino che ti ho creato. Basandomi sul film che io ho visto su Prime Video. Dove c'è uno slittino che fa parecchie cose. Dato che tu hai acceso il turbo, quando si accende il turbo, diciamo che qua puoi alzare il sedile. Mediante questo legno qui, tiriamo su anche le ali. No, vabbè, ragazzi, no, vabbè, ma è incredibile. È veramente come quello del film. Chiudi, ti nasconde tutto. E queste qua sono le ali. Aspetta, ma non è finito, perché all'interno dei reattori. Allora, ti dico la verità, io volevo farlo in un altro modo. Io volevo farlo così, poi ho detto è un po' pericoloso. Sì, dare fuoco all'ambiente. All'hotel. Quindi ho detto, anziché far uscire le fiamme, dentro qui ho messo dei pulsanti. No, vabbè. Uno dice sì, però hai messo solo le luci. No, non è da te. Perché vedi che ci sono queste frangettine qui. Come facevo a dare senso del movimento? Come? Dentro qua c'è un ventilatore. Che sotto c'è il pulsante per accenderlo, guarda. No, ragazzi, io sono senza parole. Uno, due. Sono senza parole. No, ma io non. Cioè, no, guarda, Lillo! Ragazzi, io questo qua lo uso per andare a fare la spesa. Ti giuro, veramente, non posso baciarti, posso dare un bacio. Però io direi che qua in tasca c'ho un telecomando. Ok. E lui sta andando. Ragazzi, non lo so, Ehi, ma no, aspetta, tiriti magari con l'altra mano. Madonna mia, raga, non ammazziamo lì. Perché per girare devi piegarti tu. Ah, cioè, hai pensato pure a come girare. Sì, qua vado a manetta, Vai, vai a manetta qua. Occhio la colonna, Lillo! È evitata la colonna, vai. Madonna! Ragazzi, è pazzesco! Cioè, ha preso confidenza, raga, assurdo! Ma un capolavoro, ma bellissimo, grazie! Madonna mia, guardalo come va! Veramente, grazie, è bellissimo, è una roba, sono emozionato, è bellissimo! Grazie a te, Lillo, del film! Regalo stupendo. Spettacolo! Un regalo stupendo, grazie! Aspetta, Lillo, scusa, ma questa cosa qua? No, questo mi ha detto me lo lasciavi! No, cioè, io devo tornare...